gol di Combin al terzo minuto, un altro gol del francese al settimo minuto, poi ancora un terzo e poi il quarto di Carelli con la maglia numero 7, la maglia che era di Gigi Meroni, uno dei calciatori granata più amati di tutti i tempi. Gigi Meroni era morto la domenica prima, in maniera assurda, tragica, incredibile, dopo una partita di calcio, attraversando la strada. Il giorno di quel 4-0 la gente pianse allo stadio. Mi viene il brivido pensare quella partita lì, non avrei voluto giocare, forse nessuno non avrebbe voluto giocarla quella gara lì. E poi apro una parentesi importante, Gigi Meroni era il mio compagno di camera, quindi dividevamo la stessa camera nel periodo dei ritiri, quindi... È fin troppo chiaro pensare cosa può essere successo a te e agli altri, ma nei giorni seguenti come vi sentivate? Diciamo prima e dopo il funerale, dovete anche allenarvi a questo punto. Beh, direi che gli allenamenti sono stati molto pochi, perché è chiaro che c'è stata la preparazione per i funerali di Gigi. E gli allenamenti sono stati tutti in surplus, così, però pieni di rabbia, pieni di non lo chiamerei neanche odio del destino, perché il destino è fatto così. Comunque rabbia sì, e quella rabbia, dico, non avremmo voluto averla nessuno di noi, perché magari avremmo preferito perdere il derby 4-0. Ma che Meroni fosse in vita. Il presidente e l'allenatore cosa vi dicevano? Ma niente, il presidente, infatti sia il presidente che Edmondo Fabbri sono stati molto sereni per la gara, cioè sia Fabbri che Pianelli hanno detto giocate una gara come tutte le altre, è ovvio che non sarà sicuramente una gara come tutte le altre, perché dentro il cuore sicuramente ci sarà un amico che tutti sappiamo quello che poteva essere, quello che poteva veramente rappresentare per il Torino Calcio. Ci davano tutti per perdenti, sia i giornali, sia eccetera. Invece noi, un bel momento, mi ricordo che sono andato negli spogliatoi, prima della partita e già tutta la settimana ero dietro loro e un bel momento le dicevo qua bisogna che mettete un pizzico in più voi, che è quello che aveva il Meroni, e dobbiamo recuperare quel pizzico che abbiamo perso per una disgrazia. Era un periodo che non facevamo grossi risultati nei derby, perché prima con Rocco addirittura si riusciva a fare un pareggio, si facevano salti di gioia, quindi poi con Fabri eravamo riusciti a fare qualche risultato positivo, quindi c'era un po' di fiducia così, ma c'era la voglia di fare, ecco, di mostrare, forse anche per il fatto che era successo, così eravamo molto caricati, ecco, questo devo dirlo. Quella partita lì penso che non c'era niente per nessuno, perché quella rabbia era una settimana, non c'era ancora passata, l'avevamo dentro e quando ci voleva proprio il derby per scaricarci da questo nervosismo che avevamo dentro e che ci portò a essere padroni del campo in tutte le situazioni. Riesci a ricostruire un po' il filmato di quella giornata? A quali minuti ha segnato per esempio Combin? Sì, Nestor mi pare che abbia segnato il 12esimo o il 13esimo del primo tempo, tra l'altro la palla l'ho raccolta io in rete con un grande soddisfazione ma con le lacrime agli occhi. Poi niente, poi ha segnato un altro gol Combin, bellissimo, il gol del 2-0. Il primo l'ha fatto su punizione con un tocco, mi pare, o di Moschino, non mi ricordo più chi, o Ferrini. E invece l'altro ha fatto un'azione tutta sua personale e fece un gran gol. L'atmosfera com'era a quel punto sugli spalti? Si gridava, si era contenti per la vittoria o era una vittoria un po' strana? Ma si esultava, perché la gara ti porta così a dimenticare qualsiasi cosa al momento. È ovvio che vedendo un pubblico eccezionale, una giornata splendida, perché era una giornata con un sole bellissimo, c'era l'esultanza del tifo granata, però sicuramente un velo di tristezza rimaneva negli occhi a tutti. Numero 7 quel giorno, quella maglia veramente pesante, l'aveva, ti ricordi, Carelli, che fece anche un gol tra l'altro. C'è un gol bellissimo. Alla Meroni. Sì, direi che ha fatto un gol alla Meroni, non con quel genio, sregolatezza, ma con quella velocità.
Ma dopo tre gol che ha fatto Ernesto con Bin, ha fatto un gol. Un gol che mi ha liberato, ecco. In definitiva, dopo aver fatto il gol, mi sono realizzato tutto questo aspetto qua. Forse perché avevo sulla maglia di Gigi, non lo so il motivo, comunque sicuramente è stata una gioia. Ecco. E in campo com'era l'atmosfera? E noi eravamo casatissimi sotto tutti gli aspetti. Poi mi hanno detto che sugli spalti c'era il pubblico che piangeva, insomma una cosa simile. Ecco. Il dopo partita come fu? Bellissimo per il 4-0, però ritorno alla mente Meroni. Beh sì, è naturale che fu un derby che vincemmo. Lo vincemmo e lo dedicammo tutti a lui perché era doveroso perlomeno. L'atmosfera nello spogliatoio se la ricorda ancora? Beh, l'atmosfera fu gioiosa subito dopo la partita, però ritornammo subito nel nostro ruolo di aver mancato questo ragazzo che era un ragazzo favoloso e che in quel momento era con noi. Sicuramente era con noi in campo, in tutti quelli che sono scesi in quel derby. Chiaramente ci siamo radunati negli spogliatoi e mi viene ancora in mente oggi. Abbiamo fatto solamente un ippipurrà, ma solamente per quello che non c'era.